Dirigenti a processo per il bimbo caduto. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha chiesto al pubblico ministero di procedere con l'imputazione coatta di 3 dirigenti comunali per la vicenda del bambino francese caduto dalle mura. No alla regolarizzazione degli hobbisti, raccolte di firme da parte della CNA Lucca contro la modifica della legge regionale del commercio che dà il via libera ai mercatini dei privati. Intascava soldi pubblici destinati alla promozione, imprenditore viareggino denunciato dalle Fiamme Gialle per appropriazione indebita di finanziamenti regionali per la promozione della cantieristica navale. Pieri e Mancini, cavalieri della Repubblica Tedesca, l'onorificenza è stata consegnata ai 2 superstiti dell'eccidio di Sant'Anna dal ministro Annette Walter, capo ufficio culturale dell'ambasciata tedesca a Roma. Ben trovati a questa edizione del TG Noi. Dunque, come avete sentito dai titoli, il GIP del Tribunale di Lucca ha chiesto di processare i 3 dirigenti comunali indagati per quanto riguarda la caduta del bambino francese nella cannoniera delle mura. Sentiamo Virginia Torriani. Il GIP del Tribunale di Lucca, Simone Silvestri, ha chiamato a processo 3 dirigenti comunali per l'incidente avvenuto sulle mura il 21 agosto 2018, quando un bimbo francese di 5 anni e mezzo precipitò nella cannoniera del baluardo San Regolo con una bici presa a noleggio. L'ex presidente dell'Opera delle Mura, Alessandro Biancalana, l'ex direttore Maurizio Tani e Giovanni Marchi, che aveva sostituito quest'ultimo nel ruolo, sono accusati di lesioni personali colpose. Dopo l'iniziale denuncia dei genitori contro il comune, la procura fece richiesta di archiviazione, intendendo chiudere l'inchiesta a carico degli indagati. La famiglia Magnin si oppose. Ora il giudice ha imposto al PM di formulare l'imputazione coatta e chiedere entro 10 giorni il processo per i 3 dirigenti del comune, accogliendo di fatto la tesi secondo cui la collinetta prima del baluardo, come la definì il padre del bambino ferito, caduto pure lui nel tentativo di raggiungere il figlio, possa essere considerata un'insidia e un pericolo che andava opportunamente segnalato. E adesso veniamo al consueto bollettino per quanto riguarda l'andamento del contagio da Covid-19. Sono 6 nuovi casi in regione Toscana, 3 a Firenze, 2 a Prato e 1 a Pisa. Le persone ricoverate nei posti letto Covid sono complessivamente 13, una in più rispetto a ieri, di cui una in terapia intensiva stabile rispetto a ieri. Nella nostra provincia non si sono registrati nuovi casi. E veniamo adesso alla raccolta di firme promossa dalla CNA Lucca contro la modifica della legge regionale del commercio che in pratica dà il via libera ai cosiddetti hobbisti. La CNA Lucca ha promosso una raccolta firme tra le varie categorie commerciali, tra cui gli ambulanti del mercato delle tagliate, ma non solo, per protestare contro la variazione della legge regionale del commercio, che di fatto regolarizza i cosiddetti hobbisti, ovvero i privati cittadini sprovvisti di partita IVA che vendono saltuariamente o barattano merci da loro prodotte o di cui vogliono disfarsi. Un fenomeno che sul territorio del comune di Lucca è stato in qualche modo arginato, ma che vede un proliferare di vari mercatini e svuota cantine nei comuni limitrofi. Una vera e propria beffa questa modifica, secondo la Confederazione dell'Artigianato, che va a creare una concorrenza sleale con tutti i titolari di banchi regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e su cui pagano i regolari contributi fiscali. Non nego che la legge regionale sul commercio fino a un mese fa era perfetta, è tuttora perfetta perché prevede il rinnovo delle concessioni, la Regione Toscana si è mossa benissimo. Dispiace che abbia fatto rientrare dalla finestra appunto questa categoria che a nostro avviso è assolutamente irregolare e abusiva. La raccolta firme, oltre che al mercato settimanale, è stata promossa anche presso il mercatino dell'artigianato e presso i titolari di attività commerciali. L'intento è quello di sensibilizzare i candidati alle prossime elezioni regionali affinché ritirino la modifica e ripristinino la precedente normativa. Il nostro è anche un invito ai futuri candidati alle regionali, insomma, di venirci incontro, perché obiettivamente qui ci sono centinaia di aziende che pagano. E poi se si ritrovano magari dei mercatini dove vengono vendute cose senza assolutamente nessun obbligo fiscale, e questo sinceramente ci sembra assurdo. Veniamo adesso all'iniziativa promossa dal Comune di Lucca per la riscoperta dell'artigianato lucchese.
Una caccia al tesoro su internet per riscoprire gli artigiani lucchesi e ricevere in omaggio i loro prodotti. Questo è il progetto Lucca 360 Oltre le Mura, che è stato presentato dagli assessori mercanti e ragghianti, dalla dirigente comunale Goracci e dall'associazione Cult Ora. Ogni giorno per un mese sul sito web dell'associazione sarà pubblicato un nuovo video nel quale un artigiano darà alcune informazioni sulla propria attività e formulerà un quesito grazie al quale l'utente potrà capire quale sarà l'artigiano successivo. I partecipanti che risponderanno correttamente prima dell'uscita del video successivo guadagneranno un punto. Alla fine del concorso, chi avrà totalizzato più punti riceverà in regalo un box lucchese contenente prodotti tipici della nostra città. Inoltre, ogni artigiano nel suo video di presentazione formulerà una parola segreta. L'utente che la pronuncerà entrando nel suo negozio riceverà un omaggio. In questo modo il partecipante, pur partendo da internet, sarà spinto a visitare il negozio fisico dell'artigiano. Sono una trentina di artigiani, eccellenze lucchese provinciali, e io credo che questo sia un modo molto innovativo per cercare di accattivare la clientela partendo dal digitale, ma per poi portarla nel negozio fisico. Non sarà un e-commerce volutamente, ma serve veramente per cercare di far usare i nuovi strumenti e le nuove tecnologie a un settore molto tradizionale come quello dell'artigianato, e quindi spero che insomma abbia successo e che la clientela poi vada a trovarli direttamente nei loro negozi. A Porcari il 28° anniversario dell'uccisione di Paolo Borsellino è stato celebrato con uno spettacolo che si è svolto in piazza Felice Orsi. L'amministrazione comunale di Porcari, nel giorno dell'uccisione di Paolo Borsellino e della sua scorta, ha voluto dedicare una serata al ricordo di quei tragici e sanguinosi fatti che hanno segnato la storia del nostro paese. Paolo Borsellino fu ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992 in via D'Amelio a Palermo, e con lui furono uccisi anche i componenti della scorta. Nel 28° anniversario di quei fatti si è voluto così riflettere, aiutati da uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Alessandro Bianco. Non abbiamo voluto mancare questo appuntamento il 19 luglio. Purtroppo nel 92 successe l'attentato gravissimo in via D'Amelio a Paolo Borsellino, agli uomini e alle donne della sua scorta, perché nella scorta c'era anche una donna. Stasera abbiamo l'occasione di riflettere nuovamente su questo pezzo di storia dell'Italia, perché questo è un pezzo di storia d'Italia, perché quell'avvenimento ha condizionato la nostra storia recente e moderna. Grazie ad Alessandro Bianchi, sul nostro palco, qua tutti insieme in sicurezza, ricorderemo, onoreremo, rifletteremo e non potremo mai dimenticare un giudice come Borsellino che assieme a Falcone hanno tentato di cambiare la storia dell'Italia. La serata si è aperta con i saluti del sindaco, poi il viaggio ha trascinato il numeroso pubblico ben distanziato a ritroso nei fatti e nelle riflessioni che segnarono la storia del nostro paese in quegli anni. Questo spettacolo è l'incontro di un attore di compagnie toscane e un attore palermitano di una compagnia palermitana. 19 luglio 1992 cambia la storia d'Italia. E quindi noi abbiamo pensato che non c'è coscienza senza memoria. Si parla anche oggi molto di Falcone e soprattutto di Borsellino perché è il suo anniversario, cioè l'anniversario della strage, ma non si risponde a una domanda: perché questo è accaduto? Da siciliano sono veramente onorato di prendere parte a questo spettacolo, perché Falcone e Borsellino e gli uomini che sono stati uccisi barbaramente dalle mafie, per noi giovani di allora sono stati veramente un valore. E se noi siamo quelli che siamo oggi è anche grazie a loro, al loro impegno civico. Passiamo allo sport, perché è stato presentato nei giorni scorsi l'organigramma del Castelnuovo Calcio. Nella bella cornice del palco dell'ex pista di pattinaggio, tesserati e collaboratori dell'US Castelnuovo Garfagnana si sono ritrovati per svelare il nuovo organigramma societario. È stato Paolo Lenzi, presidente nelle ultime due stagioni, a presentare con la voce rotta dalla commozione il suo successore. Si tratta di Dino Dini, già vicepresidente e responsabile della scuola calcio in carica. Onori ed oneri per il nuovo prestigioso incarico. Sicuramente sono molto carico, molto contento del nuovo incarico che il Consiglio Direttivo mi ha affidato, quindi metterò molto impegno e i risultati li vedremo a fine stagione. Da valutare anche l'approccio e le prospettive per il prossimo campionato di eccellenza.
presenza che, come sappiamo, sarà del tutto particolare. Ovviamente per il momento è un approccio difficile perché non abbiamo certezze sul nostro futuro sportivo, sul nostro a livello generale, perché non c'è un protocollo ancora definito per il problema Covid. Noi siamo pronti, abbiamo fatto una squadra, grazie al direttore sportivo Vanni, una squadra di cui siamo soddisfatti, sono tutti giovani della zona, quindi siamo molto motivati e noi ce la metteremo tutta per far bene. Vediamo anche i principali collaboratori, ovvero tutti gli uomini del presidente. Alvaro Pieroni è vicepresidente e responsabile della scuola calcio, poi c'è Paolo Lenzi, il presidente uscente, sarà il responsabile del settore giovanile, ruolo che ha già assolto in passato, brillantemente assolto in passato. E, come ho detto, Alvaro Pieroni è responsabile della scuola calcio e poi Pietro Luti sarà responsabile della logistica e delle strutture dove noi ci alleneremo e faremo le nostre partite dei vari campionati, giovanissimi e fino all'eccellenza. Il benvenuto al nuovo direttivo e al nuovo presidente sono arrivati anche dal sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi. Messaggi positivi sono giunti poi dallo storico Ciona Franco Pedreschi, una vita al servizio della società, e dal direttore sportivo Simone Vanni. Passiamo adesso alla Lucchese, riconferma importante in casa rossonera, prolungare il contratto per un altro anno è stato infatti Matteo Meucci, il forte centrocampista classe 93, considerato uno dei perni fondamentali della squadra, soprattutto per quanto riguarda il suo contributo all'interno dello spogliatoio. La presentazione del giocatore è avvenuta nella sala stampa dello stadio Porta Elisa, alla presenza del direttore sportivo Daniele De Oma. Si chiude qua la prima parte del TG Noi, tra poco la seconda parte con le notizie di Viareggio e della Versilia.